Che cos'è l'ostilità? Come potremmo andare un po' oltre le definizioni da dizionario per cercare di capire dal punto di vista antropologico qual è la dinamica che sta dietro l'ostilità? Ne parlavamo e ce lo chiedevamo con Rosy Russo, che ha avuto il grandissimo merito di avviare l'iniziativa Parole Ostili, immagino ne abbiate sentito parlare, di avviarla e di sostenerla in questi 2 anni di lavoro, di coinvolgere tante altre persone, tanti altri professionisti, un po' un grande movimento di attenzione rispetto soprattutto all'ostilità che noi possiamo riscontrare e trovare nelle nostre comunicazioni online. Attraverso le piattaforme dei social media spesso si innescano delle dinamiche molto esplosive di ostilità, di aggressività degli uni rispetto agli altri. Questo scenario preoccupava, è nata questa iniziativa Parole Ostili, che lo vedete gioca su questo termine proprio. Le parole possono essere ostili, ma le parole possono diventare anche qualcosa che all'interno di stili comunicativi diversi riescono a generare più vicinanza tra le persone e in fin dei conti forse anche ad arginare questa espansione dell'ostilità. Come potremmo allora definire l'ostilità? Come potremmo vedere quali sono le dinamiche che stanno dietro a questo termine, a questa modalità di approccio degli uni verso gli altri che effettivamente ci preoccupa perché sta diventando, sembra diventare, lo stile delle nostre relazioni? Ostilità deriva da hostis, che significa nemico, ma originariamente significava anche straniero, quindi rappresenta anche lo sconosciuto. L'ostilità potremmo definirla come un modo di accostarci all'altro che conosciamo solo superficialmente, appesantito da un'aspettativa di inimicizia nei nostri confronti. L'ostilità, insomma, potremmo leggerla soprattutto come una risposta emotiva all'arrivo o anche alla presenza dell'altro, aggravata dal sospetto che sia qui per nuocerci o per farci del male. Noi guardiamo agli altri con ostilità anzitutto perché percepiamo di essere guardati con ostilità. Paradossalmente potrebbe accadere che nessuno di noi abbia reali cattive intenzioni verso l'altro, ma è sufficiente il sospetto per innescare questo perverso gioco di specchi attraverso cui la diffidenza reciproca cresce e ci si guarda sempre di più appunto con ostilità. Naturalmente può anche darsi che i sospetti che noi abbiamo siano fondati, che abbiamo degli elementi molto certi, che abbiamo dei dati che ci invitano a essere prudenti, anche questa sicuramente è una possibilità. Però gran parte dell'ostilità che circola nelle nostre relazioni, soprattutto nelle relazioni online, è figlia di questa illusione, di questo gioco di specchi che si innesca e che ci intrappola. Ci intrappola in quel fenomeno che oggi chiamiamo anche radicalizzazione. Ne avrete sentito parlare, immagino, è un po' l'idea di essere finiti in un tunnel in cui il contatto con la realtà, e quindi con la realtà anche dell'altro, lo perdiamo e rimaniamo in contatto soltanto con le nostre aspettative, in un continuo rinforzo sempre crescente di quello che noi pensiamo, del nostro timore, delle nostre paure, dei nostri sospetti. In questa dinamica qui, quello che accade è che lo sguardo verso l'altro diventa sempre più teso, sempre più diffidente, sempre più sospettoso, in definitiva sempre più aggressivo. Come disinnescare allora l'ostilità, almeno quella che nasce dal sospetto molto superficiale e che potrebbe nascere addirittura semplicemente da un'illusione? Abbiamo essenzialmente 2 manovre a disposizione. La prima è sospettare sì, ma dei propri sospetti. Quando percepiamo di cominciare a guardare un altro che non conosciamo, che ci è sconosciuto, che ci è straniero, con questa diffidenza, chiediamoci se abbiamo reali elementi per farlo. Fermiamoci, cerchiamo di capire se stiamo lavorando soltanto su delle aspettative che non hanno in realtà nulla di reale su cui si possono appoggiare. La seconda manovra, se effettivamente abbiamo verificato che non abbiamo reali motivi di ostilità, è la manovra difficile, che è quella che consiste esattamente nell'accostarci di più all'altro. Proprio mentre vorremmo allontanarci, vorremmo non avere nulla a che fare con quella persona, il gesto è quello di provare invece ad avvicinarsi e a conoscere di più questa persona. Manovra difficilissima, lo sappiamo bene, è inutile che ce lo ripetiamo, avvicinarsi a un altro proprio mentre vorremmo invece allontanarci è qualcosa di controintuitivo, non c'è niente da fare. Credo però che sotto sotto tutti sappiamo che quella è esattamente la manovra che ci occorre. Se consultate la vostra esperienza, sicuramente troverete almeno una relazione che è iniziata sotto il segno delle peggiori aspettative, una relazione che inizia gravata da grande pregiudizio, ma poi a un certo punto è diventata un'amicizia. Che cosa è successo in quel caso? Lo ricordate bene cosa è successo? C'è stata la possibilità di frequentarsi, di parlare, di condividere qualche cosa, di scoprirsi solidali in qualche fatica, in qualche preoccupazione, e in questo percorso pian piano quell'ostilità che era pronta a esplodere si è sgonfiata e ha lasciato posto invece una relazione che non ha annullato le differenze, ma che in realtà ha consentito di stare in relazione, di stare insieme, di crescere, magari anche di diventare amici.
Insomma, ci è voluto del tempo, però il tempo è esattamente quella risorsa che ha consentito che la trappola degli specchi non scattasse mentre proprio era pronta a farlo e pronta a risolvere anche quel tipo di relazione nascente in una relazione di estranei che si guardano con ostilità. In definitiva, soltanto se riusciamo a non presupporre inimicizia a livello indistinto in tutti coloro che arrivano e che non conosciamo, soltanto se riusciamo ad entrare in questo stile diverso di rapporto all'altro che è lo sconosciuto, possiamo pensare di contrarre il volume espansivo dell'ostilità. Possiamo pensare almeno di mettere fuori gioco quell'ostilità che nasce dalle illusioni e non dalle difficoltà reali dei rapporti tra persone. Naturalmente dobbiamo mettere in conto che provando a manovrare in controtendenza rispetto all'ostilità, qualche bidone anche capiterà di prenderlo. Però la coscienza di aver almeno provato a mantenere limpido il proprio sguardo riesce anche a riassorbire quelle situazioni e quei casi in cui effettivamente la fiducia viene tradita e noi finiamo per pagare di più di quello che avevamo messo in conto proprio perché l'altro realmente non aveva buone intenzioni nei nostri confronti. Se l'ostilità nella sua radice sostanzialmente è inimicizia, allora la si contrasta soltanto con l'amicizia. E l'amicizia talvolta ha grandi costi, ma se ce li ha è perché sempre ha grande valore.